Ciao ragazzi, ben ritrovati. Negli ultimi mesi ho pubblicato poco perché sono stato molto impegnato e ho avuto veramente poco tempo da dedicare al canale. E anche perché capitano quei periodi in cui sia la voglia che le idee scarseggiano un po'. Ad ogni modo, eccomi qua, cerco di rimettermi in pista e vi ringrazio per essere ancora qui a guardare. Oggi voglio rispondere alle domande che mi avete rivolto su Instagram nelle ultime settimane. Se ancora non mi seguite su Instagram, fatelo subito, trovate il link qui sotto in descrizione. Quali sono le capacità o conoscenze che secondo te sono fondamentali nella vita, barra uscite nei boschi e in natura? Immagino che per vita tu intenda vita all'aria aperta, te ne dico tre che secondo me sono abbastanza importanti. Numero 1, la capacità di pianificare un'uscita. Quando ci si avventura in luoghi isolati per un trekking, un'escursione, un'esplorazione, è sempre bene pianificare le proprie attività. Trovarsi in un contesto naturale remoto, come potrebbe essere ad esempio la montagna, non è come stare in città in un ambiente antropizzato. Le condizioni ambientali e climatiche sono più difficili e possono diventare estreme. Non ci sono negozi dove poter acquistare cibo, acqua o oggetti se ne siamo sprovvisti e non c'è soccorso immediato se si verifica un incidente. La pianificazione di un'uscita in natura serve ad evitare di finire nei guai, o meglio, a minimizzare la possibilità di finire nei guai, perché gli imprevisti capitano, non esiste il rischio zero quando si praticano attività in luoghi remoti, lontani dalla civiltà. Che conoscenze servono per pianificare un'uscita? Serve ad esempio saper leggere una carta topografica, in modo da riuscire a stimare in anticipo distanze e dislivelli e capire se l'itinerario che abbiamo scelto è adatto al nostro livello di allenamento. La carta è il perno su cui gira la pianificazione di ogni mia uscita. È la prima cosa che prendo in mano quando decido di andarmene da qualche parte ed è anche l'ultima perché poi la tiro fuori a volte anche quando sono sul campo, quindi insetti e zanzare. Quindi a pianificazione ormai ultimata. La carta consente di avere tantissime informazioni sul territorio e quindi di regolare di conseguenza i nostri spostamenti, di deciderli in anticipo. Ci sono fonti d'acqua lungo il percorso? Ci sono centri abitati dove rifornirsi di cibo? Ci sono passaggi esposti che in caso di maltempo possono diventare impraticabili? Ci sono punti per accamparsi in sicurezza? Ovviamente al giorno d'oggi tutte queste informazioni possono essere ricavate anche con un GPS, con Google Maps, o facendo delle ricerche su internet. A me piace comunque affiancare la cartina alle risorse digitali. Altra competenza importante nella pianificazione di un'uscita è saper preparare lo zaino, saper scegliere con cura l'attrezzatura in base alle condizioni climatiche e in base al tipo di ambiente, privilegiando gli oggetti veramente utili e tralasciando tutto il superfluo. Uno zaino strapieno di roba non è necessariamente sinonimo di sicurezza, perché ogni chilo in più che ci mettiamo addosso va a gravare il carico sulle gambe e quindi aumenta la possibilità di infortunio, specialmente se non siamo adeguatamente allenati. La conoscenza dell'attrezzatura si ottiene sì documentandosi, ma anche passando una certa quantità di tempo all'aperto ad utilizzarla questa attrezzatura. L'esperienza sul campo consente di capire, ad esempio, qual è la tolleranza che il nostro corpo ha nei confronti del caldo e del freddo, informazione fondamentale, ad esempio, per la scelta di un sacco a pelo. Già che abbiamo parlato di sacco a pelo, seconda capacità fondamentale per chi desidera vivere all'aperto è sapere come proteggersi dal freddo. In tutti i manuali di sopravvivenza viene spiegato che la prima cosa da fare in una situazione di emergenza è costruirsi un rifugio, perché le condizioni meteorologiche avverse possono farci fuori rapidamente, nel giro di qualche ora, prima ancora della disidratazione, che invece impiega un tempo che è dell'ordine dei giorni. Per proteggersi dal freddo serve innanzitutto saper valutare le condizioni meteorologiche e starsene a casa se la situazione non è buona. È poi necessario saper usare bene 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 quella famosa attrezzatura di cui abbiamo parlato poco fa. Occorre conoscerne tutti gli aspetti tecnici in modo da poterla utilizzare al massimo delle sue possibilità, delle sue potenzialità, perché anche l'attrezzatura migliore, se utilizzata nel modo scorretto, non è performante. Numero 3, terza capacità, a mio avviso, fondamentale per chi desidera praticare attività outdoor, è la capacità di gestire il disagio. E qui più che competenze serve allenamento. Lasciatemi un po' entrare adesso nell'ambito della filosofia. È il caso di chiedersi: perché si praticano attività all'aria aperta? Qual è lo scopo? Nel mio caso lo scopo è darmi una ridimensionata. Tutto ciò che serve nella vita per essere felici, molti di noi già lo possiedono. Eppure spesso ci lamentiamo perché non possiamo avere tutta un'altra serie di cose che invece sono perfettamente inutili. La vita all'aria aperta serve a questo, a spostare il focus dal superfluo a ciò che è veramente importante. Non ha senso cercare di trasformare la natura in una succursale di casa nostra, portando quintali di attrezzatura, quintali di cibo, che ovviamente ci limitano negli spostamenti. O meglio, potete farlo, ragazzi, fatelo.
Assolutamente, c'è sempre qualcuno che si offende quando faccio questo tipo di discorsi. Fatelo pure, non c'è nessun problema, però a mio avviso è limitante. Se si vuole vivere la natura in maniera completa e profonda, bisogna fare fatica, macinare chilometri, privarsi delle comodità, gestire tutta quella serie di disagi che poi ci aiutano a spostare il focus, come vi dicevo poco fa. Come si gestisce la fatica? Con l'allenamento fisico. Come si gestisce il freddo? Abituandosi, abbassando il riscaldamento di casa, facendo delle docce fredde. Come si riesce a fronteggiare la solitudine, la paura dell'ignoto, facendo esperienza all'aperto, partendo da cose semplici e aumentando via via il livello di difficoltà. Bellissima domanda questa. Ho parlato un sacco e siamo solo all'inizio. Spero di aver risposto in maniera soddisfacente. Sei riuscito a comprare la tua macchina fotografica dei sogni? Ottima domanda questa. Ragazzi, ancora no perché costa un boato e quindi sto lentamente ma costantemente mettendo soldi da parte. Siamo a buon punto e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno fatto una donazione per aiutarmi in questa impresa difficile. Se non l'avete ancora fatto e vi fa piacere, potete donare 1 euro tramite il primo link che trovate in descrizione. Siete tanti ragazzi, non mi metto a ringraziarvi uno per uno, non mi metto a fare particolari discorsi per il semplice fatto che se avete fatto una donazione significa che volete che questo canale vada avanti e che migliori sempre di più. Quindi penso che la miglior forma di ringraziamento sia continuare a fare video con il massimo impegno possibile, come sto facendo in questo momento. Con quali criteri scegli scarpe e calzini in base a stagione e tipo di attività? Per quanto riguarda l'ambiente boschivo di bassa quota, il criterio di scelta possiamo dire che è stato quello della sostenibilità. Perché quando ho dismesso l'ultimo paio di scarponi, invece di acquistarne un altro paio, ho deciso di usare questi qui che avevo già in casa e che avevo comprato per la vita di tutti i giorni. Salvo poi non metterli perché nella vita di tutti i giorni va a finire che mi metto sempre le Converse pure in pieno inverno. Non sono scarponcini da trekking, ma sono abbastanza comodi, sono di cuoio, quindi impermeabili. Se non devo fare troppa strada a piedi vanno bene. Per quanto riguarda invece i trekking, quindi se devo macinare i chilometri, il criterio di scelta è stato quello della leggerezza. Ho abbandonato lo scarponcino alto e ho preso queste Salomon, di cui non ricordo il nome del modello, comunque vi metto il link in descrizione, e utilizzo queste in ogni situazione, anche per i trekking in montagna. È chiaro che una scarpa bassa fornisce meno protezione alla caviglia in caso di terreno molto sconnesso rispetto al classico scarponcino alto, ma è più leggera e questo significa meno fatica sulle gambe. Sopperisco alla mancanza della tovaglia alta utilizzando i bastoncini da trekking e potenziando l'articolazione della caviglia tramite esercizi mirati con la balance board. Per quanto riguarda i calzini, lana o sintetico buono, l'importante è che abbiano una discreta traspirazione. I tessuti tradizionali sono ancora validi per l'outdoor? Se parliamo di tessuti tradizionali, a me viene in mente la lana e la tela. Il problema di questi materiali è che pesano un botto e che hanno delle prestazioni in termini di impermeabilità e di isolamento termico che non sono paragonabili a quelle dei tessuti moderni. Mi fermo qui per ora perché sto pensando che voglio riprendere questa domanda in un video successivo. Racconti una situazione critica in cui ti sei trovato durante un'uscita? Non mi sono mai trovato in situazioni critiche durante un'uscita perché sono molto prudente, perché come vi ho spiegato prima pianifico sempre tutto e anche perché ho avuto fortuna. Mi è capitato comunque di avere delle difficoltà legate quasi sempre al clima, alle condizioni atmosferiche. Mi ricordo un pernottamento sulla neve in montagna di qualche anno fa, faceva talmente freddo che la mattina ho trovato i lacci degli scarponi rigidi, completamente congelati. Ricordo quella famosa ascesa invernale al Monte Viglio in cui ho trovato condizioni proibitive che non mi aspettavo assolutamente e che mi hanno costretto a tornare indietro. Andatevi a vedere il video, ve lo lascio in schermata finale e qui sotto in descrizione. La scorsa estate sul velino ho rischiato seriamente di infortunarmi pur di scendere a valle velocemente e sfuggire a un vento allucinante che mi aveva distrutto il cervello per 2 giorni interi. Pianificazione e gestione del disagio, ne abbiamo parlato prima. Ragazzi, le domande sono tante e vedo che ho parlato già tanto. Quindi penso che dividerò il video in 2 parti. Grazie per essere stati con me, per avermi seguito anche questa volta. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciatemi un commento qui sotto per tutti gli approfondimenti. Andate a leggere la descrizione e noi ci vediamo presto in un prossimo video.